Buongiorno mondo, sono le 6:15 e si preannuncia una bella giornata. Voilà. Non ho molta acqua. Aggiungi va. Aggiungi va. Buon. Merda. È rovesciato. Direi che stavolta l'ho fatto bello. La sbobba per cagare è pronta. Buongiorno ragazzi, eccoci in prossimità delle gole del Verdon. Guardate che spettacolo davanti a noi. Ieri il navigatore ci ha un po' inculato, nel senso che mettendo gole del Verdon si è finiti a fare il tour del Verdon, che è un'altra cosa. Mentre invece oggi Gorge du Verdon dovremmo essere al posto giusto. Iniziamo qua. Guardate che spettacolo. Ecco qua, siamo finalmente alle famose Gorge du Verdon. Questo è stato giusto, penso, un aperitivo. Questa zona è veramente, veramente piena di campeggi. Veramente. Ci sono campeggi ovunque. Bravo. Bravo e scemo. Vabbè. Ecco qua. Guardate che belle roccette che abbiamo davanti a noi. Strada scolpita nella roccia, vedete? Guardate qua. Guardate qui. Se mi alzo, quasi le tocco. Bellino qua, eh? D952 la strada. Noi la stiamo percorrendo da Castellan verso Monstieu. Stiamo facendo una passeggiata che dovrebbe portarci ad un punto estremamente panoramico. Dovrebbe essere uno di quei film spaghetti western. Ok, spariamoci questi ultimi 9,5 km. E vediamo un po'. Ah, questo è il punto classico, eccolo, è questo qua. Sì, sì. La Madonna. E come cazzo si fa? Qua bisogna fare una foto per forza. Ecco il punto più famoso delle gole del Verdon. Guardate che spettacolo. E qua il lago. Ok, adesso rifacciamo parte delle Gorge du Verdon in senso opposto e poi andiamo a fare una strada che non conosciamo. Il posto è bellissimo perché davvero è panoramico in una maniera incredibile. Guardate qua il lago, che colore che ha. Però è un po' problematico. Guardate, questa è la famosa roccia. Questo è forse il punto più pubblicizzato.
Qua è parecchio alto, qua è veramente alto. È altissimo. Stiamo cercando il campeggio per la notte, dovrebbe essere qua vicino, siamo a 1200 metri, quindi dovremmo dormire al fresco. Guardate che paesaggio splendido che c'è. Veramente bello. Questa zona della Francia è sconfinata, nel senso che ci sono foreste veramente infinite, fai delle strade per un sacco di tempo senza incontrare anima viva, senza incontrare costruzioni, senza incontrare niente, e veramente lo spazio che c'è qua non c'è in Italia, ovviamente, incredibile. Ricky, mi sa che era dall'altra parte allora. Qua non c'è scritto un cazzo. Andiamo di su. Fatica a trovare il campeggio, Che spettacolo. Noi domani mattina penso che faremo quelle montagne lì per arrivare in Italia. Che spettacolo.